Qui ancora un errore da parte della Juventus, attenzione ai nerazzurri con la percussione da parte di Manai, l'Inter in vantaggio, il gol dell'1-0 sull'ennesimo errore da parte della squadra bianconera, il gol dell'Inter, il vantaggio al 27esimo minuto di questo primo tempo, continua a sbagliare la Juventus e alla fine Bonetto porta avanti la squadra nerazzurra.